Filippo, quanto la tua azienda, la tua realtà è frutto di un sogno? Ma penso un 50-50, dall'esigenza di avere una struttura più organizzata e dal desiderio soprattutto di fare qualcosa di nuovo. I sogni a volte si avverano e questa realtà è vicina al sogno che avevi fatto? Molto vicina, molto vicina. Quest'anno abbiamo raggiunto il traguardo dei 100 punti vendita, per noi era il primo desiderio, tra i più importanti sicuramente. È un numero molto, molto importante. Senti, che cosa bisogna fare per continuare a sognare? Tradotto, che cosa state lavorando? Ma lavoriamo sicuramente all'implementazione dell'azienda per cercare soprattutto di creare un gruppo sempre più unito e una struttura sempre più organizzata che risponda alle esigenze della nostra clientela. Quindi le novità saranno moltissime nei prossimi mesi, che vedremo insieme, insomma. Senti, quando dici esigenza della nostra clientela, si cambia rapidamente in questi anni, no? Il web ci ha portato una rivoluzione incredibile, il cliente che entra è sempre più informato. Magari non è esperto, però è informato e questo è un buon punto di partenza, ma a volte può essere anche un problema. Allora, su cosa state lavorando per identificare queste nuove richieste, esigenze del cliente? Ma noi facciamo ricerche di mercato quotidianamente, praticamente. La nostra area vendita è sempre formata da questo punto di vista per rispondere a tutte le esigenze e soprattutto a noi fa molto piacere quanto il cliente è informato. Perché poi nella comunicazione si innalza anche il livello di richiesta, no? Cioè un'azienda che fa comunicazione e che è presente, come hai detto, in tanti punti vendita diventa anche un luogo di informazione. Senti, un'ultima domanda, il tuo rapporto con il letto dove siamo seduti? Il mio rapporto è a 360 gradi, praticamente come molti oggi ci facciamo tutto sul letto, guardare la TV, mangiare, lavorare, ormai è veramente tutto fare. Un'isola per restare. Sicuramente, sicuramente. Grazie. Grazie a voi.